Non sono previsti arrivi di profughi dalla Libia all'isola d'Elba. Una non notizia, se vogliamo, ma che ha comunque un senso a seguito di alcune voci che si stavano rincorrendo da qualche ora sull'isola, soprattutto dopo che il ministro della difesa, Ignazio La Russa, ha messo questa mattina a disposizione 13 siti per l'accoglienza di profughi. La preoccupazione probabilmente era sorta dopo che il presidente della regione, Enrico Rossi, ha dichiarato che la Toscana è pronta a partecipare al piano di emergenza per la Libia. Si parla della possibilità che arrivino nei prossimi mesi fino a un massimo di 50.000 profughi, noi ci auguriamo di meno, ma questa è la cifra che viene data dal Ministero come tetto massimo. C'è la disponibilità a stanziare 500 milioni dal Fondo della Protezione Civile, e diciamo che l'ipotesi che avanza il Ministro è quella di ripartire tra le regioni italiane in rapporto alla popolazione, 1.000 per ogni milione di cittadini, e quindi se questa sarà la misura, insomma, grosso modo alla Toscana dovrebbe capitare di avere da 3.000 a 3.500 profughi. Noi faremo un comitato, una task force con i prefetti, con i sindaci, con i presidenti di provincia quando il problema si presenterà, perché attualmente non è così, per individuare le aree, le zone dove poter ospitare queste persone. Le voci e il bane di questa mattina temevano che potesse essere indicato come sito di accoglienza uno degli edifici dismessi della ex scuola allievi finanzieri Teseo Tesei di Portoferraio. Voci comunque subito smentite dalla stessa prefettura di Livorno, che aveva semplicemente chiesto nei giorni scorsi la disponibilità alberghiera di alcuni comuni dell'isola, fra cui la stessa Portoferraio. Gli elenchi dei siti di accoglienza comunque li hanno i prefetti ed il presidente della regione Enrico Rossi non ne ha indicato neanche uno. Falso allarme dunque almeno per il momento, anche se si devono registrare le prime prese di posizione negative da parte di alcuni della Toscana, come Prato, che ha già preso le distanze dalla dichiarazione di accoglienza del presidente della regione.